È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. Gentili telespettatori di User TV, buongiorno da Franco Pitaniello dallo stadio Roca di San Tommaso per assistere alla gara valida per la 27esima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Ad affrontarsi saranno il San Tommaso di Mister Ciaramella e il Sorrento di Mister Coppola. Partiti! Palla corta, scambio in area, ammonito il numero 10 siciliano, cross al centro, Marcucci arriva in sovrapposizione, palla per Marcucci, traversa di scarpa, va al tiro dalla distanza Vitiello, palla ancora, traversa, andiamo a vedere di che si tratta e di chi si tratta. Va al tiro Cioffi dalla distanza, palla che lambisce il palo. Fontanarosa lancia Esposito Lauro che si è incuniato bene, va Esposito Lauro, parata, grande parata, palla scodellata al centro, Bolzan esce, Mazzone svirgola, Amendola, ma viene cross al centro, stacca scarpa di piede, palla al centro, ancora fuori gioco, scarpa, l'arbitro stranamente non fa battere la punizione, finisce il primo tempo, c'è qualche battibecco tra i giocatori del Sorrento e l'arbitro, forse a nostro parere ormai che la punizione l'aveva data, falla battere, proprio il nuovo entrato Renna al centro, Mallardo, no, siciliano, c'è vantaggio, l'arbitro in primo momento aveva... ed è rete, segna il San Tommaso con il numero 8 Amendola, l'arbitro aveva concesso prima un calcio di punizione, poi ha decretato il vantaggio, San Tommaso 1, Sorrento 0. Palla sulla destra, ancora Savarese, entra in area di sinistro, ancora si difende, la vince per 4-2, risultato importantissimo ai fini della classifica. Rimane a terra, espulso, punizione, vediamo Vitale sulla barriera, ancora Vitale, va al tiro, para Mazzone, ancora palla al centro, attraversa l'area, arriva Siciliano al tiro, palla alta, nel frattempo a Cervinara siamo al 91esimo, così come a Solovra 90esimo per Rinascita Vico Palmese, ancora Sorrento che fa il gol, rete, ha segnato Simone Cioffi per il Sorrento, rete dell'ex giocatore del Cervinara, Cioffi, Mallardo, rete per il San Tommaso, Mallardo ribadisce il gol, segna il San Tommaso ed è apoteosi con l'Ebolitana. Possiamo dirlo, a qualche secondo dalla fine è campione del campionato di eccellenza 2016-2017, ancora Siciliano, rete, 3-1, ancora il San Tommaso ribadisce in gol col suo uomo migliore, Siciliano, annichilito il Sorrento, finisce 3-1, signori. È un epilogo di quelli sicuramente da brividi, vince il San Tommaso.